Gianni Colascione, stiamo a Formia, oggi 11 ottobre 2013 e seguiremo, Libri TV seguirà un convegno intitolato Costituzione, Corruzione e Occupazione. È organizzato da Azione Civile, Grido Libero e un'associazione che si chiama Cosa Pubblica. Siamo qui con Piero Di Caterina, un imprenditore che è ispiratore di questa associazione che si chiama appunto Cosa Pubblica, e ci spiega un pochino di che si tratta e di cosa si occupa questa associazione. Cosa Pubblica è un movimento che è stato costituito da un gruppo di giovani per studiare la corruzione, intendendo per corruzione tutti i fenomeni criminali funzionali alla sottrazione di denaro pubblico, e comprenderla per poi combatterla. Allora, sì, quindi si rivolge, in realtà è un'associazione di servizio in qualche modo per la cittadinanza, quindi anche consulenze legali, studi diciamo sui fenomeni di illegalità a livello nazionale? Sì, questa attività nel prossimo futuro potrebbe essere attivata come attività collaterale. Lo scopo principale è quello di realizzare una corretta informazione sulla corruzione e portare i giovani ad un interessamento molto più ravvicinato alla politica, perché solo avvicinandosi alla politica si possono osservare i fenomeni criminali che riguardano la corruzione. Una delle attività più importanti che si vorrebbero realizzare è quella del whistleblowing. Il whistleblowing è l'attività di denuncia da parte di cittadini che sono a conoscenza di fenomeni di corruzione, che nei paesi anglofoni, Stati Uniti e tutti i paesi di lingua inglese, è una pratica molto apprezzata dalla società, al punto tale che in America viene addirittura premiata con riconoscimenti anche in denaro. In Italia invece, quando un cittadino decide di denunciare fenomeni di corruzione, si realizza una tragedia per questo cittadino, perché viene immediatamente emarginato in ambito sociale, perché non ci sono corrette tutele da parte delle istituzioni. La forza lavoro tra virgolette di questa associazione dove diciamo pesca? Nel senso che c'è una qualche area politica di riferimento o è una trasversalità totale? È una trasversalità totale, perché la corruzione è un fenomeno che non ha una ubicazione precisa all'interno degli schieramenti partitici. Questa associazione è un'associazione apartitica, a confessionale, ma è un'associazione che vuole esprimere un'azione politica, perché tutto è politica, qualsiasi azione dei cittadini è una forma di politica. E non vuole per ora essere un movimento con aspettative di natura elettorale, perché vuole combattere i fenomeni all'interno di questo comparto. Se non sbaglio, e chiedo conferma, l'ispirazione a fare appunto questa associazione è venuta anche da una storia reale che lei ha vissuto sulla sua pelle. Eh sì, ho vissuto e sto vivendo. Io da lunghi anni ho cercato di denunciare la corruzione molto forte che si realizza nell'ambito dell'area metropolitana milanese, ma più in generale in tutto il paese. E poi questa ferma volontà ha potuto realizzarsi nel 2011, quando è scoppiato il sistema Sesto, il caso che riguarda soprattutto Sesto San Giovanni, la Stalingrado d'Italia, ma che appunto si riferisce in modo più ampio all'area milanese e al nord Italia in generale. Questo convegno interverrà anche lei? Sì, in questo convegno sono stato invitato, interverrò, spero di poter dare un contributo sulla conoscenza del fenomeno e spero di portare le nostre aspettative presso i cittadini di Formia affinché anche loro possano darci una mano a combattere questo fenomeno che sta distruggendo il paese. Grazie, ascolteremo e seguiremo. Grazie ancora. Grazie, buonasera.